questa è Campus Wave. Campus Wave, in diretta da Savona per Ideona 2013. Naughty Boy, la la la, e attenzione, qua abbiamo subito una sorpresa, inaspettata, però l'aspettavamo ieri sera, poi poverina, gli facevano male le gambe, giustamente ha dovuto tenere anche un... Ma non la presentare come un ottantenne! No, no, ma beh, lei è... io mi sono innamorato, posso dirlo, la mia ragazza mi sta ascoltando, ma come si fanno a innamorarsi? Pif, è con noi Pif! È con noi Pif! È con noi Pif! Dopo la barba, esatto, però. Dopo essere passato per un ritocchino, è con noi Pif, no, signori, no. Su Campus Wave, Brenda Lodigiani. Ciao, benvenuta. Amici della notte 2013, ci siete? È veramente un piacere, tra l'altro, per noi ospitare qualcuno che ha visto l'interno di DJ. Io devo dire che vengono i brividi. Erano degli... in studi? Sì, non erano quelli veri. Peccato, peccato. Ecco, hai distrutto il sogno di un bimbo, lo sì, sai, Brenda. Mi metto a piangere. Erano molto belli. E cavolo, sì. Sì. E poi, tra l'altro, lei in teoria faceva la segretaria di Linus. Sì, quindi esattamente. Quindi possiamo riferirci a lei per e un tu lo sai che c'è veramente quella figura in radio. Ah sì? E si chiama sì. proprio Roby? Non si dice, il nome non si dice. Non si dice, è un segreto. Allora Brenda, com'è andata ieri sera la serata, no? Questa serata che è iniziata quasi per caso, potremmo dire. Ah beh sì, ormai lo sanno tutti, ho sostituito la Mannino che si è sentita poco bene. E, no, devo dire caldo, una serata molto calda. Sicuramente. Sì. E soprattutto... avevamo i brividi dal caldo. Soprattutto breve. Cioè non è durata... No, c'è stato appunto qualche problemino ore. Sulla scaletta sì. Sembrava un Sanremo, un apocalisse. Dopo Sanremo di Chiambretti all'epoca, 30 no? ore per la vita. Improbabile, esatto. Però devo dire che il tuo monologo è stato veramente molto bello. Grazie. E non è una sviolinata, ma però... guarda che leccaculo. No, che però questo. Devo dire la verità che ha voluto, secondo me, portare qualcosa di molto culturale. E quindi... ma non lo so, boh, vabbè, una parte siccome... teatrale non è facile recitarla, no. Soprattutto quando la gente magari si alza per il freddo. E quindi sì, sei stata molto... cioè, grazie. Hai controllato, secondo me è una tensione che non è facile grazie, da controllare. Tra l'altro sarò in scena con Stefano Benni con questo spettacolo che si chiama Il Poeta e Mary da dicembre, insomma è uno spettacolo molto carino, poi verrete voi a vederci. Certo. Io sono già lì, ho le tende piantate, sono già lì. Sì, c'è la faccia da un po' da furbetto. Hai visto? E non solo, cara. Io no, invece. Ho fatto anche l'occhiolino. E non solo, cara. Dire. Siamo anche in Hangout, quindi in visione streaming, tutto può essere visto, tutto può essere scrutato, tutto può essere inteso, amici. Mamma mia, guarda, prenderei a sberle. Hai visto? Vedi, e non solo tu, cara Brenda, ma ritorniamo alla serata di ieri. Com'è andata con Pif? Com'è lavorare con Pif? Benissimo. Non c'eravamo, insomma, ci siamo visti ieri alle 5, quindi abbiamo avuto poco modo di provare. Abbiamo provato, non abbiamo praticamente provato, però è stato molto divertente. Lui è simpatico, è un po' un pirla come me. E no, quindi, però no. È bello prendersi in giro. Ma cioè, certo, secondo no, me, se fossero arrivati due in giacca e cravatta, era la prima volta che presentava. Un evento live era sì, l'esordio. È stato bravissimo. E gli MTV di Firenze erano... ma lascia stare. Ah sì, okay, lascia okay. stare. No, okay. sorvoliamoli. No? Non sono mai no. esistiti. Anche perché sono una leggenda. Vogliamo dire un evento live a Savona. Non aveva mai presentato un evento live a Savona. Ma neanche a Savona c'è mai stato un evento live. Te lo garantisco, Brenda. Non c'è mai stato un evento live. Ragazzi, a Savona. Io sono andata a letto tardi, quindi noi di più. Dovete... sfida, a che ora? No, 3:30, 4. Noi le 5 abbiamo vinto noi. Sì, vabbè, però cioè, non possiamo non fargliene passare una. Cioè, qualcuno beh. Bisogna fargliela passare. È andata a letto più tardi lei. Poi... aveva anche male alle gambe, ricordiamo. Esatto, quindi una vecchia, bene. No, ma certo che no, anzi. Ma qual è la prossima canzone? Ma la prossima canzone? Ma prima della prossima canzone, un'ultima domanda. Il sogno nel cassetto di Brenda Lodigiani. Dio. Dai, sei giovanissima, nonostante il male alle gambe e l'altrosi. Sei vecchio, quanti anni hai? Indovina, quanti ne ho? 24. 23. Domani. Mamma mia, io non parlo con lui, ve lo dico. No, parlerò guardando il mare, il mio sogno nel cassetto. No, poi, guarda, guarda me almeno. Lo so, Brenda, ho uno sguardo ipnotico. No, a parte gli scherzi, vorrei farti una domanda che abbiamo fatto anche agli Acchetti, che secondo me... riassume anche un po' perché siamo qua anche noi. E secondo te che cosa si può dire ai giovani per diciamo coltivare i propri sogni? Come possiamo raggiungere i nostri sogni? Secondo me bisogna avere
so che è banale, tanta passione, avere il coraggio di rischiare e di non scegliere la strada che apparentemente sembra più semplice. E io nel mio piccolo cerco di farlo, l'ho fatto ieri sera magari appunto facendo questo monologo di Stefano Benni, che non era facile nel contesto, e rischio come tanti altri giovani, quindi forse... E questa bisogna un po' buttarsi. La ricetta. Buttarsi la ricetta, avere fortuna, passione, coraggio, preparazione, proprio come te, lasciamelo dire. Va bene, grazie. Se te lo dico io poi puoi star tranquilla. Come no. Ringraziamo allora per Campus Wave Brenda Lodigiani, grazie, che ieri ha presentato questa serata straordinaria. Un grande in bocca al lupo per il futuro. Crepi, anche a voi. Grazie mille. Grazie cara, senti qua, questa te la dedichiamo. Ma sì, dai. Loro, giovani, estroversi, innovativi. L'impero del sole? L'impero del sole, l'impero del sole, sole splendida come lei. Sono gli Empire of the Sun. Questa è Alive.